Alessandro Cucciari, domenica il quinto Ricci di Aprilia, arriva la Paganese, un punto in due partite, una squadra che ha cambiato molto quest'anno, però non sarà una partita facile sicuramente. Assolutamente no, una partita con un grado di difficoltà credo alto, anche perché noi veniamo da due risultati positivi contro due squadre importanti, quindi credo sia veramente un bel banco di prova. Mantenere alta la concentrazione contro quelle che probabilmente dovranno essere le squadre che insieme a noi competeranno per la lotta al mantenimento della categoria. Ecco Alessandro, due assenze importanti, Vinci e Gai, una a centrocampo, una in difesa, due elementi sicuramente importanti per loro. Può essere un vantaggio questo o non ti preoccupa e non ti curi assolutamente e vuoi fare la tua partita? Assolutamente, noi siamo abituati sempre a fare la partita guardando quello che è la nostra interpretazione del match. È ovvio che anche a Lecce mancavano giocatori importanti, però se prendi la partita diciamo sotto gamba o pensi che sia più semplice è il momento in cui fai dei danni. Quindi noi la nostra bravura dovrà quella di essere o di mantenere comunque la concentrazione alta e cercare di arrivare al massimo del risultato attraverso la prestazione. Io direi che oggi nessuna squadra è a punteggio pieno, anche perché le grandi squadre stanno probabilmente carburando, non sono ancora al top e quindi per noi piccole che sappiamo di dover mettere qualcosa in più sotto l'aspetto della determinazione siamo stati agevolati, quindi ben vengano queste squadre che ritardano e per noi sono punti importanti che mettiamo lì nel cassetto, però ecco, sono squadre che hanno dei valori importanti e che sicuramente alla lunga usciranno fuori. Pietro Cascone, Castellammare di Stabia, quindi sei stabiese, domenica affronterai la Paganese, per te un po' il derby del cuore, no, se vogliamo. Beh, domenica è una partita comunque da affrontare come tutte le altre, è una partita difficile, io sono di Castellammare, e, diciamo un derby, sai, non è un derby tanto amato, perché Castellammare di Stabia c'è un po' di astice, però comunque è una partita come tutte le altre, affrontiamo con la massima determinazione, sapendo che comunque la Paganese è una buona squadra, però noi rispettiamo tutti, però paura di nessuno. Ecco, tu sei stato uno degli ultimissimi acquisti della Lupa Roma, ecco, sei arrivato in una grande città, capitale d'Italia come Roma, una grande società professionistica come la Lupa Roma, neopromossa. Qual è stato il primo impatto, le sensazioni? L'impatto è stato veramente importante, perché comunque venire in una società come la Lupa Roma e il primo giorno ti trovi in un centro del genere con tre o quattro campi in erba, c'è un centro sportivo pazzesco con piscine, ristoranti, palestra, veramente è stato un impatto importante, ma a me già mi avevano parlato benissimo di questa società, è una società che comunque già dall'anno scorso si parlava un bene esagerato e ho colto l'occasione al volo.